piacere nella natura. Cosa le piace di più del parco, di quello che ha visto? No, fino adesso quello che ho visto mi piacciono gli animali vivi, perché io sono spesso contadino, ma anche la miniera mi piace tantissimo perché si capisce come funziona. Certo, passiamo alla serata di questa sera. Parlerà di montagna tra pericolo ed esposizione. Cosa significa pericolo ed esposizione per un alpinista e la differenza? No, alla montagna o con la montagna c'è anche la difficoltà di superare certi problemi. Il pericolo c'è perché la montagna è grande, pericolosa. E una volta c'era anche l'esposizione, significa che l'uomo era molto fuori, non aveva la possibilità di legarsi con la civiltà, col telefonino o chiamare l'elicottero quando c'era qualche cosa che non quadrava. Questa una volta non c'era, e sfruttiamo questa tragedia del Monte Bianco del 1961, 50 anni fa, a far chiaro che una volta l'alpinismo era avventura, oggi diventa sempre più sport. Per necessità, perché c'è questa possibilità di essere in comunicazione con tutto il mondo, e perché oggi i giovani alpinisti puntano più per il passaggio difficile, per la gara, per la velocità e non più per l'avventura. Questo non è da criticare, è un fatto. Io vado sul palco a invitare specialmente Pierre Massot, un francese, e Walter Bonatti, italiano, a parlare di questo, perché loro hanno vissuto ancora un alpinismo di tutta un'altra qualità, quello dell'avventura. E quindi diciamo che la tecnologia aiuta, e tragedie che una volta potevano appunto essere fatali, adesso con la tecnologia possono essere evitate. Il pericolo comunque rimane. Significa, esattamente significa questo, che oggi la maggior parte dei pericoli si può controllare per il fatto che c'è la tecnologia, e da questo punto di vista è anche molto positivo il fatto che abbiamo il legame col telefonino o il legame con l'elicottero che ci aiuta in caso di emergenza. Dall'altro lato però, per fare esperienze umane, l'esposizione era un ingrediente molto importante, perché senza questo ingrediente, questa esposizione, in realtà sappiamo poco di noi e del mondo, perché appena c'è qualche cosa che non va bene, noi siamo tentati a farci aiutare da lì fuori. Ultima domanda, secondo lei cosa che può spingere un alpinista, un uomo, a spingersi al limite, diciamo, ai confini? Ma questa è una virtù umana che ognuno di noi tenta di superarsi, di andare avanti passo per passo per diventare migliore nel suo campo. I campi sono poi infiniti. Uno è scrittore, un altro è un alpinista, un terzo è un contadino. Tutti tentano a migliorare. L'alpinista, migliorando, raggiunge il proprio limite, lo sposta perché impara e va avanti. Però in alpinismo o in montagna siamo esposti molto più a rischi che nella civiltà normale, in mestieri normali. Certo, la ringrazio. Magari possiamo fare una domanda anche ai bambini? Sì. Vuoi fare una domanda? Sì. Se tu hai avuto paura in montagna? È chiaro che ho avuto anche paura, perché la paura fa parte delle nostre emozioni. Appena c'è qualche cosa che non posso più controllare, essendo molto fuori da questo mondo civilizzato, nascono le paure. Per fortuna ci sono, altrimenti non saprei fin dove posso andare e non oltre. La paura in realtà è come uno steccato, lo steccato che c'è fra te e gli animali, e questa paura mi dice puoi andare fin qui ma non oltre. Grazie, c'è qualche altra domanda? Hai incontrato degli animali? Tanti animali ho incontrato. Prima di tutto io stesso sono contadino e porto avanti due masi di animali e un maso di vino, il vigneto, perché vivo anche in montagna. E in un maso ho pecore, capre, asini, cavalli, mucche, galline, maiali, eccetera. In un altro maso ho specialmente yak, quelli sono questi animali che vengono dall'Himalaya, sono bestie grandi come una mucca, con il pelo molto lungo, perché devono sopravvivere in alta quota anche a 40 gradi sotto zero senza avere la stalla. E questi animali sono a solda in un habitat, in una situazione simile come nell'Himalaya.
Facciamo altre due domande. Hai mai visto un castello bellissimo? Qual è la roccia che hai scalato più grande? No, io stesso vivo in un castello, però non è bello come quello del castello del Buon Consiglio. Poi in due altri castelli faccio musei, a Bolzano nel castello di Formiano e a Brunico nel castello di Brunico. Lì non sono proprietario, ma sono responsabile per quello che succede. Mi piacciono i castelli, altrimenti non avrei fatto questa attività. La mia salita più bella, è difficile dire, forse la solitaria sul Nanga Parbat, una 8.000 metri che ho fatto da solo su una via nuova, da capo base fino in cima e ritorno. Ma tu hai mai sciato in montagna? Io ho sciato da piccolissimo, come nella tua età, e oggi vado a sciare con i miei figli. La più piccola ha soltanto 9 anni, andiamo a sciare affinché lei impara. Io scio ancora, ma non è che sono un grande sciatore, però sono capace a scendere dappertutto. La ringraziamo molto. Bene, grazie e buona serata. Grazie da tutti noi a Reinhold Messner, alle persone che l'hanno accompagnato, l'amico Loris Lombardini, grazie a Matteo che ha procurato l'incontro. Ciao. Auguri per la serata di questa sera e buon ritorno. Può fare una foto di Lombardini?